oltre 5 anni di guerra non hanno spezzato la speranza della Siria, come non hanno strappato il tessuto sociale che nel quotidiano cerca di promuovere la pace anche oltre i propri confini. Di questo e di altro ancora si è parlato tra l'11 e il 13 novembre a Roma al congresso internazionale Damasco Prisma di Speranze, tenutosi nell'ambito delle celebrazioni del centenario del Pontificio Istituto Orientale. Con noi Gregorios III Laham, patriarca della Chiesa Cattolica Greco-Melchita, e Justinus Bolus Safar, metropolita della Chiesa Siro-Ortodossa di Antiochia. 3 punti, Siria, Iraq, Palestina, mai dimenticare. Adesso sono 3 punti relati l'uno all'altro. E perciò il Santo Padre ha detto, quando era in Giordania 2014, ha detto 2 chiavi per la pace nel Medio Oriente: una soluzione consensuale, generale, di accordo del mondo intero per la crisi in Siria, e secondo, giustizia per i palestinesi. Con questi 2 problemi, se si sono veramente salvi, vuol dire che possiamo andare avanti sulla via della pace. ISIS non è una realtà, come dice San Paolo, mysterium iniquitatis, il mistero delle iniquità che sta lavorando nel mondo. Perciò diciamo, pensiamo, come il pericolo è generalissimo, dobbiamo andare tutti assieme. Il caso di questo Stato islamico non è complicato, ma c'è qualcuno che lo complica, le fa complicare, perché è stato fatto proprio questo Stato, per creare queste organizzazioni, per arrivare a un certi interessi. Sono un gioco, tutto insieme un gioco politico che paga il prezzo la gente, siano cristiani, siano musulmani. In questa straordinaria culla di storia, sfigurata troppo a lungo dalle violenze che ricadono anzitutto sui civili inermi, le diverse confessioni sono chiamate a non far spegnere la fiamma della speranza, arginando le forme di fanatismo che nulla hanno a che vedere con la religione. La Chiesa in Siria è rimasta fedele, è rimasta sul posto. Nessuno è andato via, patriarchi, vescovi, sacerdoti, suori, tutti, e anche sono veramente il fattore più importante per l'aiuto materiale e spirituale per tutta la gente, anche per i musulmani. Siamo una chiesa di diaconia, un servizio. E secondo, il rapporto importante tra cristiani e musulmani fino adesso è ancora molto molto normale, malgrado la crisi. Noi cerchiamo adesso, prima di dare forza e dare speranza alla gente di non lasciare il paese, la cosa importante per noi è indispensabile di avere in Siria, come era una volta prima della guerra, un stato civile, nel senso non possiamo resistere, non possiamo stare sotto uno stato religioso che non separa la religione dalla politica.